Un saluto agli amici di Project Nerd, siamo in compagnia, possiamo dire, della prima donna degli eventi, visto che tutti ti cercano, ma sei sempre impegnato in qualcosa. Allora, Simone Bazzanella è uno dei fondatori, degli amministratori e diciamo dei capi operativi del gruppo Film Comics, che oltre ovviamente a essere desiderato da tutti, ho scoperto che si è spostato a tema celtico. Cavoli, è un eroe per me. Ascolta, volevo chiederti una cosa, chi si cena in realtà dietro Film Comics? Cioè, che cosa vi spinge a lavorare all'organizzazione di fiere e impegnarvi fino a questo punto, insomma? Allora, l'idea nasce un po' dall'unione di diverse passioni che spesso non si incontrano. Allora, io sono attivo nel campo del fumetto, sono sceneggiatore, Stefania mia moglie è disegnatrice e Andrea, il terzo capoccia di Team Comics, è un musicista in una cartoon band, I Poveri di Sodio, e bene o male tutti abbiamo la passione anche per il cosplay. Abbiamo cercato di creare un evento dove tutte queste realtà veramente si facessero parte di un unico evento, non fossero tre realtà distinte, separate sotto uno stesso tetto. Quindi abbiamo proprio tolto il tetto direttamente e siamo andati a cercare dei contenuti, delle attività vere e proprie che possano unire un po' queste passioni. Beh sì, tante passioni però che alla fine comunque creano un legame molto forte, che è Film Comics. Beh, questa me la paghi però dopo, come diritto. Ascolta, comunque allontaniamoci un secondo per quanto riguarda il discorso relativo alle fiere. Supereroe preferito e super cattivo o magari quelli in cui ti ci rispecchi e perché? Allora, quello in cui mi ci rispecchio forse è Baymax, per ovvi motivi. No, diciamo, allora, supereroe preferito e super cattivo direi che possono coincidere. Sì, perché comunque adoro la follia e il punitore. Quindi Frank Castle su tutti. E a Punitore sì, sicuramente, infatti sono contentissimo anche di Netflix che abbia deciso di fare la serie, esatto, tutta dedicata al Punitore. E ho una grande passione anche per Batman è un personaggio che veramente mi piace tantissimo, e uno tra i personaggi che veramente adoro è anche Harley Quinn, non a caso anche qui siamo una via di mezzo tra personaggio positivo e negativo, è sicuramente Harley Quinn, non a caso uno degli ospiti che abbiamo appunto in questa edizione è stata Amanda Conner. Esatto, Harley Quinn proprio perché nasce come cattivo alla fin fine, come fidanzata del Joker, ma adesso ha avuto una serie a fumetti tutta sua da protagonista dove è un antagonista positivo. Positivino. Positivo, positivo. Ok, ecco, quindi scusami, la domanda a questo punto sorge spontanea. Tu per chi fai il tifo, per Batman o per Harley Quinn? Ovviamente per Harley Quinn. Perché? Perché? Perché è gnocca. No, vabbè, sicuramente di Harley Quinn mi piace la comicità della sua follia. A me piace molto l'unione di violenza e comicità. Sono una cosa che adoro. Non a caso uno dei miei sceneggiatori, sì, uno dei sceneggiatori che più adoro. La stanchezza inizia un po' a... Uno degli sceneggiatori che più adoro è Garth Ennis, che proprio è in grado tantissimo di ironizzare, di creare delle gag da violente, da ridere a denti stretti, quindi... Diciamo, da quello che ho capito, se io fossi uno psicoterapeuta, tu vuoi fare il tifo per i cattivi, ma non ce la fai ad ammetterlo. Anche per... Sì, prego, vai. Però a notare la mascottina che abbiamo creato quanto è puccettosa per la sagra dei fumetti. Secondo me è più sadica che Sicilia. Di solito quelli più buoni sono quelli da cui bisogna aspettarsi le cose peggiori. Almeno i telegiornali ci insegnano che... Harley Quinn mi sa che è passata, ho una futura Harley Quinn. Va bene, ascolta, io devo rifarti perché, ti dico la verità, per me questa è un'occasione d'oro. L'ultima domanda che ti ho rivolto alla fine di Luca Comics dell'anno scorso. Per sapere se sei ancora convinto della risposta che mi hai dato, e naturalmente mi aspetto anche una breve spiegazione. È meglio Film Comics o Think Different?
Allora, domanda difficile che già me l'ero dimenticata. Questa, hai presente il dottor Jekyll e Mr. Hyde? Sì. Ok, come fai a scegliere? Bruce Banner, no, Bruce Banner Hulk, scelgo Hulk. Non ce la fa niente. È tipo Magneto, perché è cattivo, però alla fine... Hai ragione, mi ho dimenticato Deprof qualcosa, vabbè. Alla fine lui è cattivo, però cede davanti ai sentimenti, cede davanti... Comunque mi aspettavo Fin Comics come l'anno scorso come risposta, quindi devo dire la verità, quindi hai tradito un po' Steve Jobs, diciamo, un pochino. Va bene, anche perché comunque a livello di qualità io vedo, ma a parte gli scherzi, come organizzazione, come varietà di eventi, tutto ciò che riguarda comunque il lavoro di cui Fin Comics si occupa, che da qualche anno comunque sta inglobando anche noi il Pogel Nerd, e noi ti ringraziamo ovviamente per questa splendida occasione, è che siete un po' come Steve Jobs, cioè comunque pensate sempre al futuro e fate in modo che comunque ci sia un particolare livello di qualità a ciascun evento, indipendentemente dalla zona o comunque da altri fattori. Ascolta, puoi, un'ultima domanda, puoi segnalarci i contatti per interagire con il vostro gruppo? Allora, sicuramente il modo più facile e veloce rimane sempre ormai Facebook, quindi basta cercare Think Comics e sicuramente il sito www.thinkcomics.it o anche dalla sagra dei fumetti è facile arrivare poi alla nostra pagina, quindi tranquillamente. Quest'estate organizzeremo anche tante piccole feste, tanti piccoli eventi, piccoli ma anche grandi, cui principalmente la cosa principale sarà appunto divertirsi, quindi sempre in maniera nerd. E io aggiungerei, visto che abbiamo cominciato con questo argomento l'intervista, anche di concluderlo con nuovi matrimoni, perché ho sentito poc'anzi che si è sposata. Esatto, fantastico. Quindi... Questa è una coppia che si è sposata ieri e oggi sono venuti a festeggiare alla sagra dei fumetti, quindi che dal lato, cioè, per quanto riguarda il catering c'è da mangiare, da bere, c'è, avevamo anche il prete nerd, quindi il prete nerd, ragazzi, devo andare a conoscere il prete nerd. È quello di Preacher, hai mai sentito parlare? Bugia. Va bene, allora noi ti ringraziamo per il tempo che ci hai concesso, per questa fantastica collaborazione. Ci vediamo al prossimo evento. Assolutamente, grazie mille. Project Nerd, Fin Comics, alla prossima.